Crescita inferiore alle attese per gli occupati statunitensi ad agosto. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, il mese scorso il numero degli occupati è cresciuto solo di 96.000 unità contro le 125.000 attese. Il settore privato ha creato 103.000 posti di lavoro, circa 60.000 in meno rispetto a luglio, mentre il settore pubblico ne ha tagliati 7.000. Lo scenario occupazionale sembra essere preoccupante. Di sicuro, per il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, impegnato nella campagna elettorale in cerca di una riconferma a novembre. Secondo alcuni sondaggi flash, il tasso di disoccupazione ha fatto guadagnare terreno al rivale repubblicano Romney. La settimana scorsa il numero uno della Fed, Ben Bernanke, ha definito la situazione occupazionale molto preoccupante. E così ci si aspetta un nuovo intervento di stimolo monetario da parte della Federal Reserve.